Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Cacio e Pepe. Io sono Bistecca e quest'oggi vi porterò Orphanage. È un titolo che fa parte della campagna Kickstarter. Troverete il link in descrizione. Io l'ho già supportato e mi raccomando, fatelo anche voi perché è veramente un gioco che merita tantissimo. Se vi piacciono i giochi alla This War of Mine o The Sims, bene, questo titolo li unisce entrambi. Ci troviamo in un momento, periodo post-apocalittico, dove non siamo, non comandiamo i classici umani, i classici adulti che devono combattere per la sopravvivenza, che devono andare a girovagare per la città e salvare la propria vita. Ma questa volta vediamo la guerra dal punto di vista dei bambini, di alcuni orfani che hanno perso i genitori durante questa guerra. Quindi dovremo compiere anche determinate scelte, probabilmente di dubbia morale, e avremo a che fare proprio con i sentimenti e l'empatia di questi bambini. Quindi, ragazzi, veramente io ve lo consiglio tantissimo. È disponibile la demo gratuita. Io infatti sto giocando una demo gratuita che è a tempo. E supportate questo gioco, supportate questa campagna Kickstarter perché veramente merita tantissimo. Bando alle ciance, andiamo subito a fare new game. I have an echo in the room to your left. Check it, guys. Over. Copy that. On my way. Ok, probabilmente stiamo dal punto di vista di un soldato. Infatti, soldier. Get out of here slowly and calmly, or I shoot. I said get out. Bello questo disegno. Oh. Fatto proprio bene, bellissimo. Can't hear you. What's up? Over. It's nothing. It's just a joke. Over. Roger, Jack. Pack it up, boys. There's no one left. We've done here. Head up to the next building now. Ok, probabilmente quello che è successo è che sono entrati questi tizi. Hanno ucciso tutti, ma lui spalancando la porta con un calcio, si è trovato bambini di fronte, ma non ha fatto niente. Anzi, ha detto al suo superiore che non ha trovato bambini, piuttosto un cane. Bellissimi questi disegni. I can't take it there. Don't make any noise, okay? Just wait for nothing to come down then leave. Shh, they're Caldiras. Be quiet. And don't get caught. I'm sorry, it's too late for your parents. Ok, sì, come pensavo, i genitori sono morti. Bello perché il disegno è tutto con lo stesso colore. Quindi va dal giallo al rosso scuro. E hanno usato gli shape di Photoshop per fare questo disegno. È bellissimo. Is this the first time you play Orphanage? Assolutamente sì. Allora, qui possiamo uscire in. Che rumorino! Bello pesante. Qui scegliamo il nostro orfano. Questo è carino, è fichissimo. I am 10 years old. My name is. Come la possiamo chiamare? Cara. Ok, qui possiamo. School grades remaining. These four skills, social strength, cunning, technical.
Affect almost every action an orphan can do. Ah, ok, perfetto. Perfetto. Dice questo perché magari puoi incidere sulla giocabilità. Select your orphan's age. Younger orphan are harder to manage and have lowered skill. Ah, ok. Diciamo che volevi un 12. Per essere un po' più sicuro. Allora, social. Quanto è piccolo le cose sono piccole. E sono troppo poco. L'opacità è veramente bassa. Quindi si vede troppo ciò che sta dietro e poco ciò che sta scritto in sovraimpressione. Devo un attimo sforzarmi. Andiamo col follower, dai. Get out of the hideout. I think they're gone for good. Kara is afraid. There are fights outside. I don't think it's a good idea to leave right now. Let's wait a bit. At least, we're safe here, huh? I'm so cold. Probabilmente che sia la sorella. Alfreda cries. Hey, let me take care of you. Tell me where's your backpack? I lost when we ran away. Kara puts his bag on the ground and opens it. I have a cookie and some water left. It's for you, sis. You need those more than me. Alfreda is less angry e meno affamata. Alfreda takes it weakly. Thank you. Alfreda suddenly looks at Kara. Hey, you can stay there forever. Let me make yourself comfortable. New mission added. Ok. Mi sono per ora attorno a un falò. Oh, and let's make a fire. It's freezing here. Ok. Dovrò fare un letto e un fuoco. Si attossisce perché probabilmente è malata. Oh, ok. Cosa ci sta qui? Ah, muovendo il mouse, perfetto, go. Taking care of orphan will be your main preoccupation. Ok. Keeping their mood at the highest is your priority. Ok, quindi questo è il loro mood. Mood mostly depends on the needs of each orphan. Make sure they never get low. Anger, loneliness, health, sleep. You can select your orphan by clicking on the portraits. Once selected, the mood, needs, skills, and traits of the orphans are displayed here. Ok, perfetto. When something goes wrong, a notification is sent to you in this area. Ah, ok, quindi in basso a sinistra le cose che vanno male. The resources you gather are stored here, so they're just limited to two. Take only what you need. Ok, perfetto. You can manage the orphan here. Build, research, quests. Ok, probabilmente voi vedrete molto piccolo dallo schermetto. Cioè, io pure vedo piccolo, non oso immaginare voi come vedrete. Quindi questa sarà un'altra cosa che probabilmente gli sviluppatori dovranno migliorare. Però posso assicurarvi che l'ambientazione cyberpunk è veramente spettacolare. La musica è New Goal Unlocked. Alone? Ok. Go near the edges of the scream, arrows or rust. Ok. La musica è molto, come dicevo, molto triste, malinconica, è veramente bella. Ok, con WASD, bene, you can zoom in or zoom out with the zoom wheel. Hold mouse wheel and move it or use Q and E. Ok, perfetto. Quest completed. All that my sister wanted was to go find our parents, but the war was raging outside.
so I told her no. She was cold and tired, so I tried to make her comfortable. I remember how I was believing that we would only stay here a couple hours. Boy, I was wrong. Ok, poveri bambini, ragazzi, poveri bambini. Yay. Ok, con Q e con E. Perfetto. Gather the resources needed to build a sleeping spot. Qui sotto vedete il tempo che scorre. Perfetto. Action. Poi questa è seduta e non posso. Cosa mi chiede? Rugs, a fabric clothes. Allora, qui posso costruire lo sleeping pot, il campfire e lo stock resources. Ok. Poi ci sono le quest. Ok. Wow, è veramente tutto troppo piccolo sullo schermo. Andiamo a cercare, perché ti sei fermata? Allora, noi abbiamo bisogno di 4 di questi. Poi uno di questi e 3 di... Ah, abbiamo bisogno di tutto. Credo che probabilmente queste cose vi serviranno tutte. Io do un'occhiata qui nelle stanzette intorno. Ok. Prendi le ultime cose. Allora, costruiamo un campfire qui all'angoletto. Anzi, magari un po' più al centro. Centrato qui. Così. Ok. Poi uno sleeping pot lo mettiamo qui vicino al fuoco. Ok, build a new campfire, build a new sleeping pot. Perfetto. Ok. Ah, questo? Non l'hai ancora finito di costruire. Ragazza, ehi, ehi. Praticamente l'ho costruito. Lo sleeping pot. Ok, the resources, ok. Brr, it's not freezing anymore. Come here, Freedom. We should talk. They're not coming back, aren't they? I don't know. La paura di veder tornare i soldati, veramente. I have thought a lot about what we should do. You know, maybe they're safe. Maybe they need us. Maybe they'll come back. We need to find out the truth. But we are trapped here. So we first need to find a way out. Kara is smart. There are a ton of useful things here. I need to think about it. There's a solution, you know. Okay, perfetto. Oh, okay. New quest added. Okay. Go. Allora, gather the resources, gather the resources. Okay. Ora ho il controllo di lei. Cominciamo a cercare.
Prendiamo tutto, può esserci tutto utile. Cosa ho trovato? Allora, questo che ci serve. Poi questo che ci serve. Questo. Questo. Poi magari queste sono le cose più importanti. Poi vediamo di levare tutto. Take the washery and the furniture menu and put this guest in the orphanage. Take it in the orphanage menu and put this guest in the orphanage. Ok. Ho detto the washery. Ecco qua. La mettiamo magari all'angoletto qua. Un po' di... Build a new wash area. Ok. Poi mi ha detto the eating spot. Invece questa la facciamo qua vicino. Ok, piano piano stiamo anche pulendo un po' la stanza. Take the stock foods. And the furnitures, ok. Mettiamo qui vicino a... al cibo. Stock water. Stock water, eccolo qua, e lo mettiamo qui. Ok. Can't do that. Ok. Allora tu continua a cercare qui. Quest completed. A dim fire reacts on the cold floor where the first installments of the orphanage. The next day my sister was already feeling better and I was ready to help me in the search of our parents. Ok, quindi praticamente si sta tenendo un diario di quello che succede. Allora, vediamo un po' che cosa hai trovato qui. Outside. Quindi entrance door. Find or craft a crowbar to open the barred doors. Ok. Maybe qua. Ok, mandiamo lei a cercare qui. Magari ci dice fortuna. Cosa hai trovato? Cibo, sempre meglio di niente. Tu cosa hai trovato qui? Junk e resource. Ok. Allora, qui non c'è niente. Oh. Ok. Ah, non posso ripararlo. Ah, qui posso prendere acqua piovana. Buono, ma non credo che per ora me la faccia prendere. Andiamo a esaminare. Mi ha chiesto di esaminare. Esaminiamo la porta. Ok. Dormiamo. Mamma mia, che bella questa... questo stile cyberpunk. Pure la musica, nonostante sia malinconica, molto cyberpunk. Lo adoro. Questo gioco è bellissimo. Feels good now. Ok. Wait for the fights to kiss before venturing in the street. Ok, ok. Perfetto.
Lei la mandiamo qui. Poi prendiamo Alfrida. La mandiamo a cercare qui. Andiamo a cercare. Sei ansiosa. Il suo mood è ansioso. Chissà cosa. Allora. Home, fabric, home, warm pillow, ok. Qui, cavi, schiuma, fabric, plastic bag. Ok, niente che ci interessi. Continuiamo la ricerca, magari svuotando questa stanza. Trash pile, garbage. Ah, qui c'è anche un'altra porta. Non avevo visto, quella c'era. Ho visto questo, exit door. C'è anche un'altra porta. Ok. Perfetto. No. Search. Ah, abbiamo lo store research. Pensavo fosse poi finito lo spazio, e invece no. Bene, vediamo un po', ne costruisco un altro. Costruiamo un altro molto semplicemente. Wooden stick. Non c'è niente di quello che ci serve. Questa è la cosa che ci chiede, ok? Cosa stai trovando qui? Niente. Devo trovare questo. Cos'è questo? Battery. No. Vieni qui a cercare tu. Corri, corri, corri. Corri, corri, corri. Devo trovare una crowd bar. La devo craftare. Crafterà una crowbar. Altro mi serve uno. Una workshop. Non riesco a trovare niente. Ma prima o poi ti trovo. Altri tre cose da cercare qui. Il tempo mi è tiranno. Eccessivamente tiranno. Ok, vieni qui a cercare. Il problema è Woolstock.
Niente. Nastro. Cibo. Cibo. Mamma mia. Non sto trovando quello che mi serve e sto dando di matto quasi. Allora, resource stocks are full. Mi serve questo. Wood scraps. Cara, prendi questo. E ci facciamo subito immediatamente questo. Ok, lei mangia. Chi ha fame. E niente, devo... me lo costruisco. Lo faccio qua. Alfreda is angry? No, non è angry, Alfreda. Cosa mi dici? Manca alla costruzione. Ok, crowbar, metal scrap, perfetto. Oh. Perfetto, mandiamo Cara qui. Porta. To open the buried doors. Ok, quindi apriamo questa. Vediamo che dove ci porta, dai. Wow. Poor peoples, they didn't have our luck. Don't look at Frida. Are they sleeping? She's what a poveri bambini. Yeah, I think. Don't wake them up. Mamma mia, ragazzi. Alfreda, le facciamo costruire un'altra. Ah, non posso costruire un altro niente. Un altro proprio niente posso costruire. Niente, andiamo a rompere questa di porta allora. Non me la fa aprire. Non mi fa aprire la porta.
notizia che aveva lei. No. E devo continuare a cercare. Vieni a cercare anche tu, Alfreda. Pure un po' sporchina. Voglio riuscire a uscire da qui, ma non riesco, non so come. Allora, vediamo un po' qui. Drink scraps. Plastic scraps. Allora, quello di cui abbiamo bisogno in questo momento. Allora, qui che cosa hai trovato? No. No. Vai qui. E tu mi vai qui. Perché non mi ha continuato ad aprire qui? Non troverò mai una crowdbar. Ma perché più che altro non riesco a capire perché non riesco ad aprire quella di porta. Metal scraps. Allora. Fabric loot. Allora, quello che mi serve per fare è un'altra crowbar. Metal scraps. Allora, cerchiamo metal scraps. Questo. Questo. Poi da una stella. Allora, andiamo subito a costruire questo. Dov'è? Eccolo qua. Questa crowdbar. Proviamo a vedere se si apre questa porta finalmente. Ah, ogni volta che uso la crowdbar mi si rompe. Hanno sonno e si devono fare la doccia, bene. Alfreda ha tanto sonno e ora la manderemo a fare la doccetta. Dopo questo... Oh, ok. Perfetto. Chiara si è riposata. Invece lei ha bisogno di una doccia, ma non fa niente. Allora.
Oh. Ok. Questo cos'è? Metro Station, Theater, Hospital, Gourmet Restaurant, Store, Garage. Andiamo al garage. We need those resources, I have to go. This street seems quiet. Dogs bark in the distance. I might cross it without any problem. There is a burn tank in the middle of the street. There must be mines here. Gotta be extra careful. Wow. I'm too light to trigger the mines. I can't cross the street if I'm cautious. Proviamo, rischiamo. Phew, I was able to cross the street. I'm almost there. Okay, I'm here. It's all dark and dusty here. I don't want to stay any longer than needed. Okay, explore. There's an old backpack here. Let's see what is inside. Gotcha! Okay. That looks useful. I found the stones. Okay. I found a scraps pillow. Okay. Ok. Ah, wow. Aumenta lo scouting, aumenta il pericolo più si sta là. Cacin. Quindi più si sta dentro un posto, più aumenta il pericolo. Eccolo qui, infatti. No, mamma mia, queste finestre di dialogo sono veramente qualcosa di... Danneggiano gli occhi, no? Mi rifiuto di leggere. Cardboard. Continue searching. Empty. Continue searching. I don't want to touch this. I found scraps. Ok. I snapped. Ah, che cavolo. Ok, quindi si ripetono sempre un po'. Ha trovato una plank. Arriviamo fino a 20, dai. Non sto trovando niente di interessante. I found a plastic bag. Ok, ce l'abbiamo già, le plastic bag. Ci possono essere utili queste. Ok, continui searching, dai, l'ultimo, l'ultimo. Ok, prendi questo e prendi plastic bag, lasciala qui. Prendi questo. Go back. Ok. Mentre Breda si sta facendo la doccia. Ok. Abbiamo scoperto che il sistema di scouting è bene o male lo stesso di This War of Mine, anche se con meno movimento. Upgradiamolo. Ah, non posso upgradarlo. Ok. Cosa posso costruire ancora? Stocks. Food scraps, metal scraps. Stock food. Researches, eccolo qua. Coffee table. 2 days, è bloccato. Bed, mattress and pillow. Ok. Crowbar. È tutto bloccato nella demo. Perfetto.
Possiamo giusto vedere un po' come è fatto qui il giochino. Bene, ragazzi, qui il tempo scorre, ma quello che bene o male potevamo fare lo abbiamo fatto. Abbiamo visto quello che potevamo vedere con una singola demo e l'ambientazione è bella. Tutto questo stile cyberpunk è veramente una figata. La musica pure è molto bella, anche se molto ripetitiva. Ci sono alcune cose ancora da migliorare prima dell'uscita ufficiale del gioco, però è un gioco con tanto 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 potenziale, un misto tra appunto The Sims e This War of Mine, dal punto di vista dei bambini, che purtroppo sono quelli che ci rimettono sempre nei periodi di guerra. Quindi niente ragazzi, spero che supportiate questa campagna Kickstarter come ho fatto io. Vi lascerò il link in descrizione dove potrete trovare tutte le informazioni e volendo anche donare qualche cosa a questa software house indipendente. Da Bistec è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!